Ciao a tutti ragazzi, io sono Paolo e vi do il benvenuto in questo minuovissimo video. Allora, oggi mi trovo qui ancora a Milano, in particolare mi trovo in località Cascina de Pom perché da questa località parte un sentiero ciclistico molto bello, molto interessante che costeggia il Naviglio della Martesana. Sto appunto parlando della ciclabile del Naviglio Martesana, appunto. Una ciclabile che parte qui da Milano e costeggiando appunto tutto il Naviglio arriva fino a Cassano d'Adda, avendo poi la possibilità di continuare il tragitto lungo la ciclovia del fiume Adda. Però appunto in questo video noi faremo solamente il tratto fino a Cassano d'Adda, che sono all'incirca una trentina di chilometri, e poi mi fermerò, tornerò indietro. Adesso comunque scusate il casino, non sono da solo, mi sono messo qui nel parco a provare a fare la intro e comunque direi che come intro ho detto tutto, quindi non perdiamoci più in chiacchiere, montiamo in sella la bici. Sempre la nostra beniamata Riverside 500 e partiamo. Ragazzi, piccola premessa, io non ho mai fatto questo percorso, è la primissima volta, per cui sarà una sorpresa anche per me. Comunque, come potete vedere, al momento si presenta come un percorso abbastanza incasinato, nel senso è molto frequentato, d'altronde siamo perlomeno qui a Lizzi, siamo ancora nel cuore di Milano e quindi lì davanti ci sono adesso un bel po' di anziani seduti nelle panchine, aspettiamo di superare la folla. C'è da dire comunque che a me i percorsi troppo affollati non è che mi piacciono troppo, comunque è anche estate, quindi normalmente la gente esce a correre, a passeggiare, esce in bici, quindi normale. Bene, qui forse è un tratto un po' più tranquillo, comunque è un po' di cenni storici. Pensate che la costruzione di questo canale risale addirittura al XV secolo e iniziò per opera di Filippo Maria Visconti, il quale approvò questo progetto per la realizzazione di un canale che collegasse la città di Milano al fiume Adda. Quindi un canale che doveva servire sia a scopi marittimi sia a scopi soprattutto commerciali, per poter favorire lo scambio poi di merci con le città vicine e anche con il nord Europa. E pensate che al progetto di questo canale partecipò anche niente po' di meno che Leonardo da Vinci. Sottopasso, e siamo fuori dal sottopasso. Oh, guardate qui che figata. Ma che figata! Bello, là ho intravisto un parchetto. Ah, qui c'è anche la linea del treno, sì, passa treno. Però qui, mamma mia, sì, c'è il parco sia qui a destra che di là a sinistra, come potete vedere. Tra l'altro hanno appena tagliato l'erba, bellissimo. Avrei voglia di fermarmi un secondo, quasi quasi, ma non lo so. Sì, dai, bevo un attimo e poi riparto. Eccoci qui, guardate qui che bello questo parchetto. Là poi continua veramente molto grande, non so bene come si chiama, al massimo cerco delle informazioni. Comunque, tra le altre cose vi faccio vedere che ho comprato il caschetto nuovo, che vedete, ho comprato la Decathlon per poterci montare in maniera decente la Osmo Action 4. Adesso se trovo il link, magari ve lo linko sotto in descrizione di quel casco lì, perché l'unico che ho trovato, perlomeno lì alla Decathlon a San Martino Siccomari dove vado io, cioè la Decathlon più vicina a casa mia, che si riesce a fissare bene, ha anche un manettino qui dietro la nuca con una fascetta che poi si va a stringere e quindi da lì il casco dopo non si muove veramente più. È veramente molto comodo. E comunque sì, adesso con il casco montato, cioè ci sono degli anziani che mi guardano come biasiti, cioè, con la bocca aperta, cioè, mamma mia. Dai, montiamo ancora in sella e riprendiamo il giretto. Oh, qui
invece già molto più verde, mi piace molto di più e si respira aria più fresca. Guardate che figo, molto 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 bello. Mi pare che c'è una leggera cascatella, eccola lì qua. Intanto c'è il cartello che mi dice che sono arrivato al Gorgonzola, quindi non facciamoci investire, ok? E si prosegue. Comunque non so se ho finito di dirlo, comunque sono le 11 del mattino, oggi è 19 luglio, è appunto il caldo, mi sono sentito un po' di caldo, a parte che ci sono tantissimi tratti all'ombra, per cui non è ancora un grosso problema, diciamo. Guardate qui con i ciottoli, molto bello. Ah, quello lì è un pezzo, forse il più famoso di tutto il, di tutta la ciclabile. Dovrei andare con la bicicletta a mano, ma vabbè, non vedo nessuno. Allora vado. Non so bene come si chiama, però è forse la parte più famosa. Allora, molto carino questo paesino qui, adesso non so se è Gorgonzola o se è un altro paese, ma proprio quel tratto con il pavimento a tortoli, infatti che c'è un casino dappertutto e poi la gente con la bici sfreccia, cioè devi stare veramente attento. Eccoci, altra pausetta tattica, sono fermato a bere, avrei anche un attimino fame, ma penso che mangio, aspetto mezzogiorno. Comunque qui veramente è molto, sembra molto molto tranquillo, cioè guardate, molto figo. Cassano d'Adda 8, quindi ormai ci siamo. Comunque ho visto ancora l'indicazione della ciclovia dei laghi, cioè lago di Lecco e lago di Garda. Quindi non la conosco questa ciclovia, ma mi sa che ne fa parte, credo, anche la Martesana, che serve per collegare con questo, diciamo, itinerario ciclabile il lago di Lecco con il lago di Garda, presumibilmente. Allora, già qui il canale vedo che è un po' più, diciamo, il letto mi sembra un po' più largo ed è movimentato perché c'è lì, c'è un sistema idrico che non so bene che cosa sia. Se voi lo sapete scrivetemelo sotto nei commenti. Comunque sembra tipo una chiusa, una specie di diga, non lo so. Infatti perché qui l'acqua è più alta e di lì invece è più bassa. Figo con l'acqua proprio a pelo delle abitazioni. A me sta cosa sempre fatto venire la pelle d'oca, nel senso è bello, c'hai la tua casetta e se hai voglia ti fai subito un tuffo nel canale. Non so quanto sia salutare, però volendolo puoi fare. Ok ragazzi, in teoria siamo arrivati a Cassano d'Adda, adesso vedo se magari me la giro un attimino. Poi ho visto che c'era un parco. Intanto lì intravedo una piazzetta, andiamo subito a vedere. Oh. Eccoci ragazzi, vi faccio vedere che praticamente proseguendo
lungo qui tutta la ciclovia, la ciclabile, adesso praticamente la ciclovia dell'Adda, non è più la Martesana. Proseguendo appunto si va verso Lecco, cosa che io oggi non faccio assolutamente, e anzi faccio retromarcia e cerco il famoso parchetto che avevo visto nelle mappe. Eccoci qui ragazzi, allora giretto finito, scusatemi, io sono un pochino devastato per il caldo adesso, ma comunque a parte questo, allora itinerario comunque molto semplice, dislivello vabbè, praticamente nullo, è tutto lineare, sono una trentina di chilometri e da Milano si arriva comodamente appunto a Cassano d'Adda. Qui comunque a Cassano d'Adda c'è ad esempio il castello da vedere o comunque altre cose, comunque vi lascio un po' a voi la curiosità di scoprire. Se comunque il video vi è piaciuto mi raccomando, pollicione in su come sempre, mi farebbe molto piacere. Se volete iscrivetevi al mio canale e magari attivate anche la campanellina già che ci siete. Per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!